Buongiorno, ci troviamo qui verso il centro della Sicilia, nella valle dei Morgeti, che è vicino l'antica Morgantina, che era un'antica città siciliana. Facciamo alcune considerazioni sull'età della Terra, per esempio, che nasce circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, e l'uomo appena appena 250.000, forse mezzo milione di anni fa. Un attimo. È come se fosse nato un attimo fa o qualche attimo fa. E ci poniamo la domanda: ma noi di questo pianeta cosa conosciamo? Sappiamo che ci sono 1.371.700 animali o specie animali. Beh, forse qualcuno ha dubitato dicendo che ve ne siano forse dai 2 milioni agli 11 milioni di animali che noi neppure conosciamo. Oppure abbiamo classificato 100.000 funghi? Beh, forse i funghi sicuramente saranno almeno altri 500.000, ma qualcuno presuppone che possano essere fino a 10 milioni. E le piante? 370.000 piante, qualcuno dice, ma no, forse saranno anche 450-500.000. Quindi conosciamo pochissimo, non conosciamo nulla di quello che è il nostro pianeta. Dei batteri, di cui noi siamo anche composti, per esempio, conosciamo appena l'1% dei batteri. Quindi siamo profondamente ignoranti di fronte a questa biodiversità che compone il pianeta. Ma questa biodiversità è stata è divenuta l'utero che è stato preparato in questi 4 miliardi di anni per poter accogliere la venuta dell'uomo. E noi, per ringraziare questo pianeta, cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente accelerato il ritmo dell'estinzione. Solitamente una specie sul pianeta si estingue nell'arco di 1 milione di anni. Noi abbiamo accelerato questo ritmo e lo abbiamo accelerato da 100 anche a 1000 volte superiore alla estinzione, al ritmo naturale della scomparsa delle specie. Perché amiamo la velocità, ma per poter essere veloci bisogna anche raggiungere dei profitti e quindi noi amiamo velocità e profitto, che è una tenaglia con la quale abbiamo costretto la biodiversità del pianeta che ci ha accolto e che continua a sostenerci. E questo è il ringraziamento che sappiamo fare. Allora, all'interno del comparto agricolo nasce l'idea di dover difendere questa biodiversità e nasce Simenza. Nasce Simenza, che è composta da allevatori e agricoltori, e le nostre differenze culturali, provenienti perché proveniamo da tante parti della Sicilia, le abbiamo volute sistemare utilizzando un modello che ci è provenuto dall'osservazione di un campo di grano. Un campo di grano evolutivo, dove fatto da popolazioni eterogenee, centinaia di varietà, e troviamo quindi spighe alte, basse, precoci, tardive, medio precoci, prune, ambrate, bionde, scure, aristate, mutiche, quindi non c'è una spiga uguale in questo campo di grano, ma osserviamo che le più alte difendono le più basse dalle piante infestanti, riconoscendo che le più basse difendono le più alte anche durante le notti di vento e di pioggia, per evitare che le più alte si allettino, si abbattino. Quindi questa differenza non diventa un errore, ma diventa un punto di forza sulla quale noi potremmo basare anche una società futura o una futura società, una auspicabile società. Quindi abbiamo visto che la biodiversità la abbiamo anche dentro le nostre viscere, la biodiversità è dentro le nostre viscere. E per poterne apprezzare la potenza e l'importanza, forse noi dovremmo rinunciare alla velocità, rallentando le nostre vite, affinché si possa avere una maggiore contezza del paesaggio che ci circonda e della biodiversità che ci circonda, che è stata creata e noi siamo co-creatori all'interno di questo utero per destinare l'umanità non all'estinzione, così come noi faremmo, aumentandone il ritmo, ma verso una evoluzione.